Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 nostre gamberette alla conquista del mondo, signori miei. Allora, prima di partire, signori miei, io vi ringrazio per i like, per i commenti e per il sostegno che state dando a questa serie. Ho l'impressione che vi sta iniziando a piacere, vi state anche voi intrippando, cioè appassionando insieme ai nostri gamberetti. Allora, signori miei, io ho ragionato su una cosa, Detto questo, partiamo col video. Ah, una cosa fondamentale, vi ricordo di seguirmi sui social che Facebook e Instagram, mi trovate come Maullo941, comunque il link in descrizione. Su cosa ho riflettuto, raga? Ovvero sul fatto che noi qua nelle giovanili, se non sbaglio, abbiamo trovato un esterno destro, niente male. Casadei, il nostro Casadei, che è un 54, quindi io e anche un Mariani che è un 57, che però può anche lui crescere bene. Allora, io andrei a fare una cosa, ragazzoli. Andrei qui un attimo in rosa. Ringrazierei il nostro carissimo O'Sullivan per le sue prestazioni da esterno destro, ma considerando che quell'inverno scorso ha rotto un po' con le scatole, anche perché ha come ruolo cruciale, raga, abbiamo due cruciali come esterni destro e non vanno bene. Sto preferendo che Delve è più vecchio. Ma O'Sullivan è quello che ha rotto più le scatole, signori miei. E sinceramente, Delev. Chi vendiamo? Delev? Mi è venuto il dubbio, raga. Delev o O'Sullivan? Delev o O'Sullivan? Delev c'ha 30 anni. Vendiamo Delev. Cambio, proprio pensavo una cosa e ne ho fatto un'altra. Vendiamo Delev, signori miei. C'ha 30 anni. Ci teniamo O'Sullivan. Ci teniamo O'Sullivan. Che c'ha 26 anni e è più fresco. Sì, è più giovane. Delle O'Sullivan sono ancora un po' può crescere. Delle no, 30 anni non può crescere. E poi invece a centrocampo, signori miei, noi abbiamo portato Reid, che è un mostro. E poi io vorrei portare anche quest'altro che abbiamo trovato. Diagurera è vecchissimo, 33 anni, 62. Ciao Diagurera, te ne puoi andare anche te. Vediamo se riusciamo a vendere loro due, raga, e a portare i due giovani in prima squadra. Vediamo se arrivano delle offerte interessanti. Siamo ancora a luglio, possiamo ancora lavorare tanto. Se riuscissimo a fare questo gioco di mano, davvero vuole cedermi. È Delev mio, sì, devo fare spazio in rosa. Offerta per il prestito di David Jones. Il nostro The Rock potrebbe andare in prestito. Il nostro The Rock potrebbe andare in prestito. Vai in prestito, The Rock. Vai in prestito, vai in prestito, zio. E vedi di crescere, vedi di crescere. Abbiamo comprato quell'altro, raga. Poi si accavallano troppe cose. Mi sto guardando intorno. Mi dispiace per Delev, ma ha fatto bene l'anno scorso. Ma dobbiamo mettere in squadra potenziali campioni, raga. 4 mail. Allora, il secondo mensile, Gnogbru l'abbiamo venduto. Perfetto. E poi abbiamo due chat di giocatori. Braxton. Sto attraversando un momento importante e ci penserò. No, gli ho detto che lo metterò in campo. Ci aspettano più partite più importanti. Bisogna che tu sia al top in quella condizione. Ah, meno male, forse il risultato è il prossimo incontro è fondamentale della nostra stagione. Ci penserò, Diagora. No, mi dispiace. Noi dobbiamo partire col piede giusto, Diagora. E tu non sei l'uomo giusto. Allora, abbiamo detto. Leite Stockholm. Delev o Sullivan, che diventa il nostro titolare. Wilding 63 e Reid 64. Tonev 66. Mitchell 63. Ok, Sutton ed Hamilton. Raga, Hamilton deve crescere, quindi deve giocare. Raja e McKinley. Ok, penso che ci siamo come squadra, raga. Penso che come squadra ci siamo. Questi sono i nostri 11 titolari, ragazzi miei. Vediamo di riuscire a fare bene. Vediamo di riuscire a fare bene. Prima partita in campionato, esordio contro il MK Dons in League One, signori miei. Mamma mia, mamma mia. Io non penso che riusciremo a centrare la promozione diretta quest'anno. 1-0 vincono loro. Gol di Haggard. E hanno pure sbagliato il rigore al 38esimo. Partiamo malissimo, malissimo. Sconfitta, sconfitta. E va bene, va bene. Dicevo, io non penso che riusciremo a centrare la qualificazione già quest'anno, signori miei. Però ci possiamo lavorare. Allora, leviamo Johnson e mettiamo Morris, che è il giovane che abbiamo comprato. Promettente, difficile. Allenati lì, bravo. Poi abbiamo McKinley, il portiere, Hamilton, Reid e Nicholson. Ok, continuiamo a lavorare su loro. Continuiamo a lavorare su loro. Se riesco a piazzare i due, Hamilton diventa un 55 e McKinley un 68. Buono così, deve crescere Hamilton, raga. Ci deve dare quella sicurezza in difesa che per ora non abbiamo.
Deborah si è lamentato, aggiornamento dell'osservatore, il rifiutato presto di Johnson, ma The Rock, te ne dovevi andare, The Rock. Vediamo chi ci ha portato il nostro osservatore, allora un portiere che non ci serve. Barry O'Carroll, 68-92, Barry O'Carroll lo teniamo sott'occhio. E Chan Cunningham, 73-94, buono anche lui, buono anche lui, li teniamo sott'occhio allora due raga. Continuiamo ad osservare più da vicino. E poi O'Leary dall'Italia ci ha portato Stefano Colombo, no. Giacomo Rossi, no. Davide Esposito, 70-94, interessante. Oh, e poi suo fratello Stefano Esposito, 69-93, pure interessante. Teniamoli, teniamoli, raga. Teniamoli, teniamoli. Chat dei giocatori, Diagora non era l'avversario giusto. Diagora, te devi cercare un'altra squadra, amico mio. Non abbiamo che fare, te devi cercare un'altra squadra. Mi dispiace per te, ma le nostre strade si dividono. Le nostre strade si dividono. Sperando che arrivino delle offerte interessanti, raga. Sperando che arrivino delle offerte interessanti. Per ora tutto tace. Questa cosa non è per niente buona. Offerta per il trasferimento per Spas Delev. Ok. Delev, l'esterno destro. Ok. Quanto ci offrono? 640. Lui vale? No. 5,75. Vediamo se Papa Mollo riesce a fare il miracolo anche col Delev. Vediamo se Papa Mollo riesce a fare il miracolo anche col Delev, signori miei. Vediamo se riusciamo a tirare un poco di più sulla cifra. Ci offrono 6,40. 6,40, 6,40. 6,70. Dai, 6,70. Gli piace, mamma, ma Papa Mollo c'ha. Riesce a convincerli tutti, signori miei. Papa Maullo li convince tutti. Buona così, raga. A 30 anni riusciamo a tirare una bella somma se lo vendiamo. Se lo vendiamo riusciamo a tirare su una bella somma, signori miei. Offerta per il trasferimento. Pure un'altra offerta per Spas. No, vabbè, già la una l'abbiamo accettata. Basta così. Sperando che l'accetti e non ci faccia saltare la trattativa. Te ne devi andare, Spas. Bulu vuole giocare. Bulu vuole giocare. E mi sa che lo mettiamo titolare al posto di Hamilton. Bulu, raga. È comunque un 60, sì. Allora, questa è partita di casa. Confermiamo tutti a parte Hamilton, per il quale gioca Bulu. Poi lasciamo tutti quanti invariati. Lasciamo tutti quanti invariati, sì. Dai così. Dai, dai, bisogna crederci, raga. Bisogna crederci. Bisogna crederci. In casa contro l'Hull City. In casa contro l'Hull City, seconda partita di campionato, raga. Seconda partita di campionato. Che fa? Che se fa? Che se fa? Si perde 3-0. Mamma mia. Henriksen, Bowell, Irvine. Seconda sconfitta su due. Pesante. Pesantuccio, raga. Pesantuccio. Ambulù, meno male che volevi giocare tutto. Ho fatto fa pure la rima, Ambulù mio. Mamma mia, che prestazione. Era meglio Hamilton. Era meglio Hamilton, almeno abbiamo perso solo 2-0 con Hamilton. Con te 3 per abbiamo preso, raga. Continuiamo gli allenamenti, continuiamo gli allenamenti. Dai così, dai così. Dai. Ora che cosa c'è? Partita di coppa. Partita di coppa, va bene, va bene. Facciamo dei cambi tattici, raga. E mi sa, guarda, ma che vuoi, award mio. Allora, facciamo dei cambi tattici. Fuori Stockham, dentro Morris, diamo fiducia. Fuori Sullivan non posso. Fuori Wilding, dentro Lewis. Fuori Reid, dentro Diagora. Fuori Tonev, dentro Nicholson. Fuori Mitchell, dentro Craston. Qua leviamo un Bulu che è stanco, torna Hamilton. Fuori Raja, dentro Braxton. E al posto di McKinley gioca Taylor. So perfettamente, raga, che stiamo andando incontro alla morte. Cioè, perché ho messo quelli più scarsi in alcuni ruoli. Però devo far giocare anche loro. Non posso tenerli sempre in panchina. Devo far giocare anche loro contro il Sunderland. Becca di sta bordata di gol, raga. 3-2-1. 3-1 perdiamo, raga. Però ha segnato Morrison. Morris. Ha segnato Morris, il giovane che abbiamo comprato. Buono. È un buon segno. Un buon segno. All'esordio segna Morris. Terza sconfitta su tre, raga. Terza sconfitta su tre. Mamma mia, che cose brutte. Offerta per il trasferimento per Damoji Dogugurara. Dogugurara mio, tu vali 180. Il Trapani. Il Trapani mi offre 185. Accettiamo in secca, raga.
Non c'ho voglia di trattare col Trapani. Il Trapani glielo regaliamo, dai. Dai, 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 dai. Al Trapani glielo regaliamo. Mister, sarà per la prossima volta. Non ti preoccupare, guarda. Già siamo messi male. Giocavi pure tu e finiva pure peggio. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla prossima partita. Cosa è successo? Ritirata l'offerta per Delev. Va bene. Sta trattando, io spero se ne vada il più presto possibile. Siamo arrivati al 15 agosto. Ferragosto, signori miei. Ferragosto. Delev venduto. Buono, buono. Delev l'abbiamo venduto. Tonev dice che il prossimo incontro è fondamentale. Delev l'abbiamo venduto. Buono così. Buono così. E Tonev vuole giocare. Ci penserò. Va bene, Tonev, Tonev mio. Sa che ti mando in campo. Allora, sistemiamo la rosa. Morris no, gioca a Stockton. Sullivan, Lewis, qui tornano i titolari. Wilding e Reid. Al posto di Nicholson torna Tonev. Claston fuori per Mitchell. Sutton e Hamilton va bene. Buxton fuori per Raja. E Taylor fuori per McKinley. Dai, ci giochiamo quest'ultima, raga. Non so quanto sta durando questo episodio. Però dai, quest'ultima ce la giochiamo. Vediamo se riusciamo a portarci a casa magari un punto. 1-1-1, ci riusciamo a portarla a casa, raga. 3-2-1. Mamma mia, altra sconfitta in campionato, raga. Altra sconfitta in campionato. Perdiamo 2-1 contro il Flactwood. Ha segnato Wilding, ma non serve a niente. Terza sconfitta su 3 in campionato, più la quarta in coppa. Mamma mia, mamma mia. Va bene, ragazzuoli. Allora, facciamo gli allenamenti. Detto questo, Morris sale a 59. Bah. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il sostegno che hai dato a questa serie. Speriamo che nei prossimi video vadano meglio. Qua abbiamo fatto proprio un filotto di sconfitte terribili, però non demordiamo e punteremo sempre alla promozione. Detto questo, bella raga, ciao!